Nello scorso episodio sono andato a dipingere le pinze di rosso, ho wrappato le cromature laterali e quelle della griglia davanti, ho cambiato le lampadine delle frecce anteriori che erano alogene con quelle a LED, fendi nebbia sempre a LED, e come ultima cosa sono andato a cambiare anche le lampadine dell'abitacolo con queste qua, che sono sempre a LED. Oggi però voglio andare a fare delle modifiche un po' più importanti. La prima cosa che non mi convince è il diffusore posteriore, che non è tanto aggressivo. È sicuramente più bello di quello della versione non S-Line, però si può fare di meglio. E come seconda cosa, una bella lama anteriore. Non so se si nota dal video, ma come in tutte le macchine, il davanti è leggermente più alto rispetto al resto della macchina. Quindi per mettere in piano la macchina, le monto una bella lama sotto. Mi sono quindi messo alla ricerca di questi pezzi. Online ho visto diverse marche che li fanno, però alcuni sono veramente esagerati e non starebbero bene sulla mia, che comunque non è un RS3, una 3 normale, e quindi avrei rischiato di renderla troppo tamarra. Guardate ad esempio questa lama della Maxton, è semplicemente esagerata sulla mia, troppo grossa e anche larga. Praticamente la linea della macchina fa così e poi con quello così. Quindi ne continuo a cercare altri e scopro la lama e il diffusore posteriore della Rieger, esattamente quello che cercavo, un diffusore bello pulito, allo stesso tempo aggressivo ma non troppo, e la lama alta il giusto, non troppo per doverci mettere anche le minigonne, che personalmente non vorrei mettere su sta macchina, ma esattamente il necessario per avere tutto in piano. Considerate che sulla mia ci sono le minigonne S-Line, che sono leggermente più basse rispetto a quella normale. Mi sono quindi deciso su quali pezzi prendere, ma online un sacco di siti non ce li avevano disponibili o comunque erano su ordine, di conseguenza con tempi di attesa molto più lunghi. Ed è qua che entra in gioco tuningshop.it, che mi ha fornito questi pezzi subito, in 2-3 giorni lavorativi ce li avevo già a casa, ed è un sito nel quale potete trovare sia accessori e kit estetici, ma anche luci, fari, assetti sportivi, scarichi sportivi, impianti frenanti. È uno store veramente molto ben fornito, vi lascio il link in descrizione assieme al link dei pezzi, quindi se cercate un pezzo per la vostra macchina fate un giro su questo sito perché molto probabilmente lo troverete. Andiamo a vedere quindi i pezzi che mi hanno mandato. Eccoli arrivati, il pacco è più alto di me. Sono veramente curioso di vederli. Primissima cosa, controllare che siano perfetti e che non si siano rovinati con il trasporto. Sembra tutto ok. Non vedo veramente l'ora di montarli. Ok, ho messo la macchina qua, che è leggermente in salita. Ho messo due tavole sotto per avere quei 10 cm in più. E direi che si può lavorare molto bene adesso. Per montarla ci hanno fornito questi rivetti e poi qua c'è il manuale dove ci spiegano come andarla ad installare. Primissima cosa, andare a fissare la lama con lo scotch, come ci fanno vedere qua. Praticamente noi dobbiamo allineare la lama a questa linea qua. Qua come potete vedere è troppo distante, ecco, già meglio. Quindi man mano che è allineata vado a mettere altro scotch per fissarla bene nei punti esatti dove poi andrò a forare. Comunque sta già cambiando aspetto. Ok, ora è allineata molto molto bene. Direi di proseguire facendo i segni per i buchi. Dato che come potete vedere sulla lama ci sono, però sulla macchina no. Anzi, vedo da qua che praticamente loro vanno a fare i buchi direttamente con la lama montata così. Quindi non ha senso fare i segni per poi smontarla, fare i buchi e rimetterla. Facciamo direttamente i buchi con la lama messa su e poi rivettiamo. Buchi fatti, adesso andiamo a mettere i rivetti, come ci dice qua. Rivetti messi, adesso andiamo a togliere lo scotch. Togliamo anche la pellicola, che era meglio togliere prima, però sulle istruzioni c'era scritto di toglierla a lavoro finito. Adesso ho girato la macchina e vado a cambiare il diffusore. Da notare come ho coperto la targa in velocità con un po' di scotch per evitare di starla a pixelare dopo. Questo qua originale è tutto ad incastro, quindi non c'è nessuna vite da togliere.
praticamente come è fissato. Ci sono queste linguette, come potete vedere, che hanno lo scalino e sono incastrate nei vari buchi. Quindi bisogna andare lì con il cacciavite per cercare di tirarla in giù, così viene via, ovviamente senza andare a graffiare il paraurti. Prima di montare quello nuovo però gli do una pulita. Guardate quanto sporco. Eccola qua. Evito di fare lo stesso errore di prima, quindi tolgo la pellicola giusto nei punti in cui va ad incastrarsi. Andiamo a vedere come sta. Ok. Praticamente su sto qua nuovo non ci sono più le linguette come in quello originale, che hanno lo scalino e che quindi si va ad incastrare nei vari buchi. In questo sono normali, piatte, quindi bisogna andare a forare e una volta che le linguette sono dentro si mette la vite dall'altra parte per far sì che non esca in fuori. Non so se riuscite a vedere bene, eccole lì. Io praticamente devo andare a mettere la vite qua. Ho messo anche le viti sotto, spellicoliamo e adesso direi di farvela vedere finita. Che dire, sono veramente strasoddisfatto di come è venuta, sopra alle mie aspettative. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se secondo voi ci stanno o no. A mio parere è la via di mezzo perfetta per avere un look più aggressivo ma non tamarro. Ovviamente le modifiche non finiscono qua, ci saranno altri episodi, quindi iscrivetevi così non vi perdete nulla. Inoltre consigliatemi anche voi qualche modifica che fareste. Ringrazio ancora una volta tuningshop.it per avermi fornito questi prodotti e alla prossima!